Ciao ragazzi e urca balurca. Oggi volevo segnalarvi un server facile da scaricare e virtualizzare che è Metaspotable 2, più o meno. Vi metto il link nella descrizione del video. Allora, dovete scaricare Metaspotable Linux 2.0.0.zip, estrarre l'archivio e vi troverete l'immagine. Aspettate che trovo dove l'ho messo. L'immagine da montare con VirtualBox in formato VMDK. Quindi avvieremo VirtualBox. Noi l'abbiamo già montata. L'unica cosa da fare attenzione è dirgli che volete il formato che avete scaricato e utilizzarlo come immagine. In impostazioni usate come disco controller SATA e impostate la scheda di rete su Bridge. Altra cosa importante. Vediamo come funziona e che benefici può darci, cioè a cosa serve un server del genere. Vedete, è velocissimo, il download è abbastanza veloce, avviarla anche qui è veloce. Adesso vedrete che in una manciata di secondi si avvia. Eccolo, avete il vostro server pronto, dovete solo loggarvi. Quindi è scritto qua username e password, che è msfadmin, password msfadmin, e avrete avviato il vostro server con all'interno le applicazioni vulnerabili. Ora facciamo un ifconfig per vedere dove andare a prenderlo, e l'adresse è 192.168.1.4, no, 168.1.4. A questo punto siete nel vostro server con all'interno le applicazioni tipo Multiliade, che è molto interessante e vi permetterà di fare un casino di prove e di test di tutti i tipi. È molto bella e da provare questa, perché vi permette veramente di fare tantissime cose. Ma noi andremo a vedere la più famosa, DWA, che noi abbiamo già provato. Quindi vi chiederà di loggarvi, l'username è admin e la password è password. Ok, DWA è molto interessante perché vi permette di scegliere il livello di sicurezza. Noi lo mettiamo basso, così, non so, facciamo un esempio: se noi dovessimo provare un XSS Reflected, per dire, ci mostrerà la pagina vulnerabile a questo tipo di attacco e ci chiederà il nostro nome. Noi metteremo Pimperepette e lui ci dirà ciao Pimperepette. Però nel caso che noi mettessimo, per esempio, in HTML Pimperepette, lui interpreterà il codice HTML mettendo in grassetto Pimperepette. Questo dovrebbe farci capire l'importanza della validazione dell'input. Potremmo usare e fare qualsiasi tipo di prova su vari tipi di attacco, tra cui l'SQL, l'iniezione
del database con l'SQL injection, per intenderci, brutal force, qualsiasi tipo di cosa, ma settando la sicurezza vedremo che, non so, il controllo che abbiamo fatto prima adesso non funzionerà perché abbiamo aumentato la sicurezza. Allora lui non legge più il codice HTML ma ci riconosce come nome, ok? Riconosce anche i marcatori come parte del nome. Questo perché abbiamo aumentato il livello di sicurezza, ok? È molto 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 interessante e assolutamente da provare, e come abbiamo visto anche facile da avviare. Quindi un ottimo laboratorio, a mio avviso. Vi lascio con questo consiglio e buon divertimento. Ciao!